Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Dopo Cena. Questa puntata verterà su un'attività che spesso riguarda il periodo estivo, spesso riguarda anche i nostri figli, i nostri ragazzi e riguarda le attività che si possono fare all'aperto o durante il periodo post scuola. In questa puntata di Dopo Cena saremo insieme a degli amici che già conoscete, che sono venuti già altre volte qui da noi, che sono gli amici del CSI di Fano, che insomma, oltre alle attività durante il periodo estivo, hanno tutta una serie, un ventaglio di attività sportive che abbraccia tutto l'anno. In questa puntata, questa sera, sono qui con noi per parlarci dell'attività dei centri estivi. Allora io li introduco subito, li avete già un po' visti, dal fondo del divano Francesco Berretta, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera. Poi tra di lui in maglietta bianca Diego Giovannelli, buonasera. Buonasera. Matteo Omiccioli, buonasera. Insomma, qui vicino allo schermo e a fianco a me Deborah Guidi. Buonasera. Benvenuto, buonasera. Allora, io inizio da Matteo, che anche l'anno scorso, ormai ti sei affezionato a questi divani, ti piacciono, sono comodi. Ci sta bene. Va bene. Senti, allora, un'attività invernale del CSI importante, avete fatto tantissime cose. Sì, molte iniziative ormai da anni, perché siamo nelle scuole ormai da tanti anni e la novità di quest'anno è che abbiamo voluto allacciare un po' tutte le attività che facciamo in tutte le scuole di Fano. Quindi ci siamo collegati a un progetto del Centro Sportivo Italiano Nazionale in cui abbiamo fatto diversi tornei di vari sport, tra cui basket, pallavolo, calcio. E abbiamo iniziato facendo una fase interna alle scuole, quindi a Sant'Orso, a Lanuti e a Bellocchi per quest'anno. E poi abbiamo finito con una giornata conclusiva, chiamando la fase provinciale, che poi si collegherà al nazionale, dove le finali sono a Cesenatico, e in cui abbiamo fatto le finali, tra virgolette, anche se era una, diciamo, l'abbiamo chiamata festa dello sport, quindi era un po' più un momento di aggregazione, insomma, per i ragazzi. Tanti bambini, tanti partecipanti, avete mosso sì. Masse di persone. Sì, siamo stati molto, molto contenti perché hanno partecipato davvero tanti ragazzi e avevamo il palazzetto pieno, quindi abbiamo avuto il nostro bel da fare. Gestivi, immagino sì. Che non, avete messo tutte le forze in campo che avevate per contenerli. Sì, così. Bene, senti, allora c'è un progetto che riguarda le scuole, sì, di questo dai. te ne occupi guarda, tu? Guarda, proprio fresco fresco, in quanto insegno beach tennis e sono venute delle classi della Padalino della scuola media da noi a provare questo nuovo sport perché non tutti lo conoscono e allora mi è venuta questa idea di proporlo andando direttamente nelle scuole. E nelle ore di educazione fisica ho fatto un mese dove sono andata classe per classe e ho fatto vedere quello che era possibile in palestra, racchetta, pallina, come si gioca e poi li ho invitati a venire nel mio centro a giocare. Certo, perché la superficie è un la po' diversa. La superficie direi che è molto diversa, no? Quindi, la sabbia e palestra cambia. Però un'infarinatura. Un'infarinatura, già capire le regole, capire come si gioca, in quanti si gioca, quanto è alta una rete, insomma. Com'è stato l'interesse? È stato interessante, poi la cosa più simpatica sono le risposte che ti danno i bambini sulle racchette, su tutto, quindi... Sono interessati più all'aspetto tecnico o no, all'aspetto vogliono, agonistico? No, vogliono giocare. Sì, sì, poi scatta l'agonismo in campo anche se non sanno fare. Beh, il beach tennis è uno sport emergente, sta venendo fuori da un paio di anni. Ormai sì, una decina d'anni che è uscito, però in molti non lo qualificano come uno sport vero e proprio, più un giochino da spiaggia. Quindi il nostro intento è quello di far capire che comunque è uno sport giovane, di aggregazione, di divertimento, e tanti bambini possono giocare. E quindi insomma rientra nei vostri programmi. Rientra nei nostri progetti, nei nostri programmi. E quindi quest'estate farete giocare anche... Sì, esatto, anche nei centri estivi faremo giocare.
E va bene, quindi insomma ci sarà, ci anche sarà da divertirsi. Da divertirsi, tornei, di tutto di più. Esatto. Va bene, l'approccio con le scuole com'è? Tu che te ne sei occupata? È difficile, perché questi ragazzini moderni sono un po' più orientati adesso all'iPad, al computer, al gioco dentro casa. Non era come un tempo, no? Quando si andava fuori a giocare a nascondino, invece... Sì, una volta la mamma ti chiamava. Si buttavano un po' di più. Si buttano un po' più i piccoli che i grandi, Che sono un po' più pantofolai. Così, pantofolai, bravo. Una volta le nostre mamme ci chiamavano con un urlo dal balcone, giocavi lì fuori nel prato e via. Lasciato a te stesso. È vero. Va bene, allora insomma, per quest'estate, Matteo, avete in serbo tante cose, quindi sì. Partono... Ci sono tante novità, perché collegandoci al discorso fatto prima, invernale, e nell'attività quindi fatta in tutte le scuole, abbiamo voluto allacciare un po', mettere insieme questi vari centri, e abbiamo voluto fare i nuovi centri estivi, diciamo nuovi perché abbiamo altre sedi e altri ragazzi, altri istruttori che portano anche loro la loro esperienza, e abbiamo voluto cercare di unire un po' tutte le sedi, quindi di riuscire a avere un po' di far provare al ragazzo un po' tutte le attività, come può essere il beach tennis, come può essere al palazzetto, che è una struttura molto bella, quindi giocare a basket o fuori in giardino o altre attività che poi ne parleranno i ragazzi, oppure andare a Sant'Orso, alla trave, il baseball. Quindi abbiamo cercato di riunire i vari centri, con ognuno la sua peculiarità. Però magari senza far focalizzare un bambino, un ragazzo su uno sport specifico, magari gli fate provare un po' di esatto, tutto. Esatto, quello è il nostro intento, infatti stiamo cercando appunto di far questo. Ecco, quindi mettere a contatto questi ragazzi con un po' tutte le varie discipline. Esatto. Ma quali sono quelle più gettonate? Beh. No, non lo diciamo. Vabbè. Domanda scontata. Il pallone, il calcio. Esatto. Ormai noi siamo... Sì. Però ci proviamo. Sì. Mettete anche, non so, le boccette, queste cose che... Noi le palline, inventiamo quelle, un le po' piste di tutto. Ci proveremo. Noi giocavamo con le palline, con i ciclisti nelle palline. Sì. Però ci sono i campionati mondiali, voi non pensate, ma ci sono i campionati mondiali di palline sulla spiaggia. Li porteremo. È uno sport impegnativo. Quindi... Va bene, allora, Diego, insomma, quindi un ragazzo in un centro estivo del CSI, che cosa fa? Cioè, descriviamo un po' anche quella che è l'attività giornaliera, che cosa, cioè, come si svolge una giornata tipo di un frequentatore? La nostra attività e quindi quella dei bambini inizia alle 7:30, quindi quando arrivano portati dai genitori, dalle 7:30 alle 8:30 in tutti i centri fanno l'accoglienza. Poi i ragazzi vengono divisi in gruppi, la prima ora è sempre quella, diciamo, adibita ai compiti. Chi con più piacere, chi meno, comunque tutti devono svolgere. Mentre dalle 9:30 iniziano le attività vere e proprie, che sono attività recreative che vanno dai vari sport di cui ha parlato Matteo a quelli più comuni e a quelli, diciamo, meno praticati dai ragazzi di oggi, che tanto la maggior parte sono sempre quelli più gettonati, sono il pallone, il basket, la palla tira. E comunque le attività sono, diciamo, comprendono tutte le fasce d'età, dai 3 ai 14, quindi ovviamente si va dagli sport, ma anche alle attività ludiche, ricreative per i più piccoli, come può essere ad esempio un disegno, una pittura o attività, insomma, manuali. Quindi non è solamente un progetto, diciamo, solo sportivo, ma bisogna cercare di, diciamo, di integrare tutte le fasce d'età. E dalle 9:30, insomma, fino alla chiusura, fino a mezzogiorno e una mezza, le attività proseguono inframmezzate da una merenda, ovviamente, insieme. E dalla mezza
fino più o meno alle 2, tutti i centri sono a disposizione dei genitori per venire a ritirare il bambino, con la possibilità anche per chi volesse, per chi ha necessità, di prolungare fino al tempo prolungato, che sia credo le 4, 4 e mezzo. Quindi c'è una... Quindi una giornata quasi completa. Quasi completa. Ci mettiamo a disposizione. Insomma. Quindi ve ne dovete inventare di ogni per tenere l'ISO, perché non deve essere facilissimo. Ci vuole un po' di fantasia. Un po' di fantasia, vabbè, tutti i giorni, insomma. Quando aprirete i centri? Ma subito appena finisce la scuola, quindi mi pare che la scuola finisca il 9... Quindi già lunedì 12 siamo operativi. Siete operativi, quindi. Sì, sì, sì. Francesco, invece, dicevamo prima, ci sono anche dei momenti in cui tutti questi centri di aggregazione, perché quanti sono i centri? Sono diversi, c'è il Palazzetto, Bellocchi, Caminate, Gimarra, il centro della Trave che è presso il campo da baseball, a Fano 2 presso l'asilo e a Sant'Urso presso la scuola Montesi, giusto? Sì. Presso la scuola Montesi, e ci sono all'interno della stagione, diciamo dell'estate, abbiamo creato per il momento 3 momenti, ma ci saranno probabilmente delle sorprese. E 3 momenti in cui tutti i centri estivi, tutti i bambini dei centri si aggregheranno e faranno, diciamo, delle attività tutti insieme, che sono le mini olimpiadi alla pista Zangarini, l'Orientini in centro storico e la festa finale al Palazzetto dello Sport. E sono dei momenti, abbiamo fatto già anche gli anni scorsi queste uscite, sono dei momenti molto interessanti, perché veramente tutti i centri, tutti i bambini dei centri si conoscono, facciamo delle squadre, delle attività in cui si mischiano anche bambini di Sant'Orso con quelli della Gimarra, bambini della Trave con quelli di Fano 2, e riescono a fare delle attività, insomma collaborano tra di loro, ed è una cosa veramente veramente molto bella. Chiaramente, come diceva Diego prima, anche lì i giochi e le attività che facciamo vanno divise per fasce, le divideremo ovviamente per fasce d'età. Inoltre quest'anno abbiamo una novità che, come diceva Beba prima, ci saranno dei centri molto più itineranti, perché ogni giorno o quasi ogni giorno riusciremo a muovere dei bambini per portarli negli altri centri estivi a fare delle attività. Da Diego faranno, diciamo, più il calcio, alla Trave faranno il baseball, faranno il beach tennis alla Gimarra, e stiamo cercando di organizzare anche altre attività che poi magari vi diremo con il proseguo della... Tanto ci rivedremo settimana prossima, credo, quindi con il proseguo, insomma, della, da qui fino ad arrivare all'inizio dei centri estivi. Ecco, insomma, avete capito che le possibilità, il ventaglio di opportunità per i vostri ragazzi sono tantissime, e loro sono, insomma, pronti, preparati e ferrati, direi ormai siete temprati, abbastanza. Cioè, capelli bianchi. Siete stati messi a dura prova da centinaia e centinaia di ragazzi e ragazzini, insomma, ma... Se, insomma, tu dovessi dare un'indicazione, perché venire da voi? Qual è la vostra mission? Perché venire nei centri CSI? Allora, innanzitutto partirei dal fatto che non sono solo centri sportivi, quindi abbiamo anche una vasta gamma di attività, soprattutto per i più piccoli, che comunque... L'attività motoria sì, ma non è che ne fanno tantissima, anche perché dopo un po' si stancano. Certo. E quindi abbiamo anche tanta fantasia nelle attività manuali, che possono essere o manuali di laboratori o anche come l'orto che abbiamo fatto l'anno scorso, attività di cucina. Oppure altre attività che mi vengono in mente con il riciclo creativo, insomma, riciclando degli oggetti e costruendone altri. Quindi questo, secondo me, è un nostro bel punto di forza. E lo staff. E il nostro staff, giustamente. Sì, lo staff, mettiamo. No, nel senso che comunque siamo, questa è una cosa che vogliamo, tutti gli anni sottolineiamo, che certo. Tutti quelli che lavorano nei centri estivi sono laureati o laureandi in scienze motorie o in scienze dell'educazione e della formazione. Comunque sono esperti con i bambini, quindi anche persone che vanno a scuola. Chiaramente, come gli anni scorsi, abbiamo anche, diciamo, il rapporto istruttore-bambino è, diciamo, esatto, molto molto buono, perché questo, secondo me, è un nostro punto di forza. Questo te lo volevo, insomma, infatti chiedere, perché anche questo è un motivo, insomma, di interesse dei genitori. Vabbè, ma se ce n'è uno a 50, no, insomma, quindi c'è un buon rapporto, sì, numero... Sì, sì. Assolutamente. Assolutamente. Quindi sì, uno segue, da uno a allora noi abbiamo solitamente abbiamo un capo istruttore
è affiancato da uno stagista. Mm-hmm. E diciamo che in questo gruppo ci sono 12, massimo 14 bambini e sono seguiti da due, un istruttore capo e uno stagista, insomma, direi quindi che il rapporto è abbastanza buono. Molto buono. Sì, 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 insomma, quindi... E Diego, allora, io sono incuriosito da una cosa. Mettere insieme i vari caratteri, perché poi ogni bambino c'ha il suo, cioè, se ne sono 12, ognuno c'ha la testa sua. Cioè, come, ci vuole anche un po' di psicologia, dovete un po' capire soprattutto con chi avete a che fare. Ma sicuramente non è facile trattare un gruppo di bambini, ancora di più se piccoli, diciamo. Quindi abbiamo detto prima che arrivano dai 3 anni, quindi non è assolutamente facile, però abbiamo uno staff, come diceva prima Francesco, valido, se non altro perché comunque ha sempre avuto a che fare con questo tipo di mestiere, quindi prima con la laurea e poi anche negli anni lavorando sempre a contatto con i bambini, diciamo l'esperienza un po' si forma. Ovviamente non è facile perché, come dicevi tu, ogni bambino ha le sue caratteristiche, ogni bambino ha il suo carattere e non è facile farli andare tutti d'accordo. Però ci si prova, fino adesso credo che ci siamo anche riusciti abbastanza bene e poi comunque con i bambini ci si diverte, i bambini sono una fonte di saggezza, se vogliamo, e di allegria che alcune volte ti fa dimenticare magari la difficoltà della gestione, dai. Insomma, compensano un po'. Un po' compensano. Compensano. Un po' compensano. Allora sono anche loro che vi danno qualche cosa. Sì. Assolutamente, assolutamente. A fine giornata, oltre alla stanchezza, qualcosa vi rimane. Assolutamente. Vabbè. Beh, se no non sarebbe... Non avreste, insomma, il motore, la voglia per ricominciare poi il giorno dopo. Tutti gli anni, no? Esatto. È una missione. Se non ti piace questo lavoro, se non ti piace stare con i bambini, non puoi farlo. Puoi fare. Assolutamente, no. Come a scuola o nei centri estivi. Esatto. Infatti io, quelle poche volte che sono stato in un villaggio turistico, quando ho visto il mini club, aiuto, ho detto aiuto, ma chi gliela fa fare? Non è facile. Ci vuole, però tanta pazienza. Non è solo una questione però di saper cosa fargli fare, bisogna... No, anche perché poi cambia anche al momento, tu magari decidi nella tua testa che gli vuoi far fare determinate cose e poi vedi che invece alla fine ognuno va per la sua strada e quindi devi essere anche bravo a riorganizzare un po' la giornata. Ti devi un po' adeguare. Si devi adeguare. Quindi diciamo, è difficile, non è che puoi sempre adeguare loro a te, quindi devi essere bravo a gestire. Quindi insomma anche il rapporto con loro poi si... Sì, poi diventa anche con alcuni, dai, quando ti vedono, che ti incontrano anche per strada, no? Dai. Certo. È bello, avere i bambini è sempre bello. Bene. Matteo, il rapporto con i genitori invece com'è? Nel tempo avete costruito anche un rapporto costruttivo? Ci sono persone che vengono da voi ogni anno e quindi sì, diciamo, c'è un rapporto di continuità? Sì, infatti come dicevi tu, nel villaggio turistico magari è anche un po' diverso l'approccio perché cambiano di continuo, invece nei centri estivi comunque abbiamo una certa continuità. Anche perché lavorando nelle scuole d'inverno già conosciamo sia le maestre che i ragazzi che anche i genitori, perché facendo anche, oltre all'attività nelle scuole, avviamento allo sport al pomeriggio, quindi diamo una certa continuità dall'inverno fino all'estate e quindi si instaura anche un certo rapporto con il genitore che incomincia a fidarsi dell'istruttore, giustamente, perché comunque è sempre, lasciando loro figlio a un ragazzo, magari posso capire che all'inizio è anche un po' difficile. Quindi si instaura un certo rapporto e dove si basa sulla fiducia e si prosegue così. Quindi insomma siete anche un po', diventate un po', Francesco, delle figure di famiglia, insomma. Assolutamente sì, anche perché comunque con qualcuno di questi ragazzi e quindi anche con i genitori c'è un rapporto ormai che dura da diversi anni, quindi insomma siamo una sorta di, sì, diciamo che un punto di riferimento, speriamo, certo. Comunque per il quartiere anche nel quale lavoriamo. E infatti a proposito di questo volevamo anche dire una cosa, che ogni venerdì noi siamo disponibili anche per i genitori al palazzetto dello sport dalle 18 alle 19, ogni venerdì insomma c'è qualcuno di noi pronto ad accogliere i genitori per eventuali informazioni, oltre ovviamente ai numeri di telefono, mail, Facebook, anche comunque lì al palazzetto siamo presenti dalle 18 alle 19 anche per eventuali iscrizioni, insomma. Tutti i venerdì, sì. Quindi insomma, chi vuole venire in contatto con voi, base operativa è il palazzetto. Esatto.
e in più ci saranno le varie riunioni dei vari centri, e si trova tutto nel volantino e nel nostro sito internet o la pagina Facebook. Il volantino che è questo, lo prendo, lo faccio vedere a favore di camera, questo qui è il volantino nel quale c'è praticamente tutto quello che il CSI ha messo in campo per quest'estate. La questione legata anche all'alimentazione, anche quello è un aspetto importante, immagino, sì, perché anche lì abbiamo a che fare con... Esatto, abbiamo fatto diversi progetti anche sull'alimentazione negli anni scorsi e siamo molto attaccati a questa cosa. E anche quest'anno abbiamo le nostre ragazze del servizio civile che hanno operato anche loro nelle scuole e sempre per questo progetto nazionale in cui puntiamo molto sull'alimentazione e sul bambino in sé, cioè come figura. Quindi le nostre ragazze hanno puntato le loro lezioni anche facendo magari sulla piramide alimentare o su cosa mangiano durante il giorno, dando qualche dritta insomma in base a come si comportano nella loro vita. Certo, insomma, educare a un corretto stile di vita è sempre quanto mai utile. Francesco, anche voglio dire, l'aspetto del gioco alla sua funzione, però voi avete sempre come idea quella di veicolare il gioco verso una funzione educativa. Esatto, infatti anche all'interno all'interno di tutte le attività c'è una parte che riguarda il fair play e comunque diciamo che non è mai non esaltiamo troppo la competizione, ma cerchiamo sempre di insegnare intanto le regole, perché non è vero che tutti conoscono le regole né dei vari sport né dei vari giochi, anzi. E oltre alle regole anche diciamo una sorta di collaborazione, tenendo presente che comunque non tutti i bambini possono collaborare, dipende dalle fasce d'età, ma è un discorso un pochino troppo lungo e forse troppo particolare. E comunque all'interno di ogni gioco cerchiamo proprio di collaborazione e rispetto delle regole, conoscenza e rispetto delle regole. E perché se non c'è quello poi i bambini non si divertono e il gioco non è divertente. Quindi diciamo che questo è un altro nostro punto di forza. E cerchiamo una sorta di, non usiamo, cerchiamo di utilizzare il meno possibile i fischietti, perché i fischietti li tengono gli arbitri nelle attività sportive, i vigili urbani in strada, perché secondo noi, diciamo, la nostra metodologia porta a una sorta di, diciamo che i bambini devono sapersi anche regolamentare da soli. Quindi la conoscenza del gioco è anche proprio questa, cioè sapere anche quando ad esempio faccio fallo o magari quando non sto giocando in modo corretto. Questo probabilmente per i più grandi, poi per i più piccoli ci sono tutte le attività di laboratorio, la collaborazione è un pochino più difficile perché quella fascia d'età non la prevede, comunque è molto più difficile e comunque lì ci sono di tutto un altro tipo di attività, dalla pittura come ha detto Matteo prima al disegno a lavorare proprio, comunque fare tutte attività soprattutto manuali, ecco. Diego, lo sport può essere non solo un modo per passare del tempo fino a quando i genitori non mi vengono a riprendere, ma può essere anche, può avere una funzione, ha una funzione educativa e insegnare anche qualcosa che poi ti seguirà nella tua vita. Sì, lo sport è una diciamo una lezione di vita, quindi specialmente questo è rivolto a magari bambini che non hanno la possibilità invece di poter praticare uno sport pomeridiano, perché non è vero che tutti hanno la possibilità o la voglia anche di farlo. Invece con questo metodo, diciamo con questa metodologia, riusciamo ad avvicinare più bambini a diversi sport, perché come dicevamo prima non è sempre solo il calcio o la pallavolo, ma si va a sfruttare il campo da baseball o comunque anche giochi che non sono propriamente degli sport ma sono delle attività motorie. Mi viene in mente il dodgeball, però sono tante le attività che si propongono all'aperto e negli spazi insomma adeguati. E mi allaccio a questo discorso dicendo che le attività che noi proponiamo le facciamo anche oltre a Gimarra, alla Beach House, anche al mare. Noi li portiamo anche una volta alla settimana al mare e quindi anche lì diciamo ci inventiamo un po' la location per dove poter svolgere i nostri sport, le nostre attività. Allora, i centri estivi del CSI sono un
purpurri di cose, sì, esatto. c'è tanto. C'è tanto. Quindi questo che sia chiaro, insomma, perché molti dicono che c'è sei, quindi sì, fanno solo sport, una cosa, gioco. Invece no. No. Quest'anno, dai, poi ci sono queste nuove novità, tra cui noi. Ecco, quindi siete quindi, la new entry. La new entry, sì, esatto. E quindi speriamo di sfruttare al meglio. Come hai intenzione di strutturare il tuo lavoro? La giornata tipo, beh, assomiglia molto alla giornata tipo che diceva prima Diego, e quindi l'accoglienza e soprattutto i compiti che, ahimè, purtroppo mi toccherà. Tocca farli. E anche noi abbiamo previsto delle uscite in spiaggia e probabilmente anche in piscina, e poi durante la giornata giochi, naturalmente sfrutteremo la sabbia, perché da noi la sabbia base. È l'elemento base, quindi sfrutteremo al meglio quello che abbiamo e li faremo divertire e imparare. Vabbè. Soprattutto li vorremmo educare, come diceva anche Francesco, alle regole. Perché molti ancora non conoscono, ma in generale le regole anche come comportarsi. Ecco, quindi lo sport come scuola di vita, sì, insomma, sì, sicuramente. Sì. Bene. Matteo, ma un castello di sabbia glielo facciamo fare? Glielo facciamo fare, sì. Assolutamente. Una cosa semplice, una cosa semplice. Una roba, cioè, le formine, dai, qualcosa di sì. Basico, sì, dai. Sì, non è tutto schematico, strutturato, ma ci sono anche dei momenti anche dove li lasciamo liberi di creare. Castello, Non è semplice fare un castello di sabbia. No, giusto. Ci sono le regole anche lì, Liberi di creare un po' quello che vogliono, insomma. Sì, un po'. Giustamente. La giornata tipo il gioco libero è presente, soprattutto nell'ultima parte della mattinata in cui i bambini sono anche più stanchi, prima che i genitori li vengano a prendere è previsto un tre quarti d'ora, un'oretta di gioco libero comunque. Sì, quindi così insomma... Libero ma seguito. Libero ma seguito. Libero non, anzi. No, nel senso che è un momento di osservazione anche per noi, soprattutto nei primi giorni, per vedere i gruppi che si vanno a formare, il comportamento, la relazione che c'è tra di loro. L'inclinazione. Esatto, un pochino come avviene a scuola quando si hanno dei gruppi, insomma... nuovi, li si lascia giocare, sempre seguiti per capire anche le dinamiche del gruppo che poi si vengono a creare. Senti, ma i genitori vi dicono, senti, fallo sfrenare, dammi uno sfrenato così dorme, ve lo dicono. Capita. Fallo spesso. È vero. Così lo porto a casa, bam, e crolla. Si scherza, però sicuramente chi viene da voi sa bene in quali mani affida i propri figli, soprattutto per chi ha un rapporto consolidato con voi nel tempo, ma penso che anche chi poi lo porta per la prima volta, insomma, come si dice, il passaparola fa, insomma, no? Aiuta. Sì. Quindi, insomma, avete un retaggio, un background che vi deriva da tanti anni di lavoro, che sicuramente parla per voi. Giusto per avere un'idea, tu sei la new entry, sì. No? Quindi diciamo, quest'anno, primo anno? Primo anno. Primo anno, battezzo del fuoco. Ok, sì. Tu invece, Francesco? Troppo. Una decina d'anni. Sì. Ti vedo provare. È vero, hai i capelli bianchi qui iniziano ad arrivare. Sì. Hai più anni di quelli che invece dimostri. Diego? La collaborazione col CSI inizia quest'anno, però noi come centro estivo a Sant'Orso siamo radicati da sempre, quindi, quindicina d'anni, giochi d'estate è nato un sacco di anni fa, quindi si è solamente, diciamo, unito alla compagnia. Però insomma, l'esperienza però... c'è, e Matteo invece? Tu? Noi siamo dei centri estivi 3 anni, il terzo anno. Però con le attività nelle scuole da molti più anni. Sì. Quindi avete capito, sono ragazzi giovani, volenterosi, con tanto spirito di iniziativa, ma esperti e soprattutto sanno di che cosa si tratta. Quindi insomma, rivolgetevi con fiducia a loro, se volete affidargli i vostri figli per il periodo estivo fatelo con fiducia, perché sono veramente ragazzi in gamba. Poi oggi abbiamo solo così un po' giocato, però insomma la sostanza c'è. Allora ribadiamo in chiusura di trasmissione, chi vuole venire da voi come fa e quando? Ok, e abbiamo quindi tutti i venerdì dalle 18 alle 19 al palazzetto. E quindi ci trovate a chiunque dei vari centri, si trova lì in sede.
E oppure abbiamo la nostra pagina Facebook Gioco e Sport Centri Estivi CSI, in cui ci sono tutte le informazioni, i numeri, e ci potete contattare, e le riunioni, importante perché poi chi, per conoscere proprio lo staff dei vari centri, ad esempio se un genitore interessato a Sant'Orso, certo, e vuol conoscere magari lo staff che ci sarà proprio in quel luogo, nel volantino trova la data della riunione, quindi lì si può fare iscrizione e quant'altro. E parlerà proprio con le persone che avranno a che fare con il proprio ragazzo, no? Esatto, e compreso nella quota settimanale, non abbiamo aggiunto nessuna quota di iscrizione, quindi è compresa anche già l'assicurazione, la tessera CSI, la maglietta, la borraccia, gadget che daremo, e quindi è tutto compreso nel prezzo. Esatto. Bene, come si usa dire, all inclusive, va bene. Bene, grazie per averci seguito sin qui, abbiamo parlato dei centri estivi del CSI, insieme a noi sui divani hanno riempito parte di coloro che animeranno questi centri estivi, io li ringrazio, grazie Francesco, Diego, Matteo e Debora, detta Beba. Beba, va bene, meglio Debora, vabbè, ma non fa niente. Ok, grazie per essere stati con noi, termina qui questa puntata di Dopocena, alle prossime, ciao!